e la divina giusta, Scampia è rossa e la divina giusta. A Scampia va giù la vela, quella verde. Per circa 40 giorni le ruspe lavoreranno all'abbattimento dell'edificio alto 45 metri, lungo 70 e largo 26, nel quartiere considerato per anni un simbolo di degrado, spaccio e malavita. Qua è solo un inizio di un quartiere che si deve riqualificare. Queste vele andranno a terra con un sacrificio di tutte le persone, come le vedi qua tutto affacciato. Qua questo è un quartiere che si deve riqualificare, è un quartiere che deve rinascere. E dobbiamo solo stringere i denti e dobbiamo andare sempre più avanti. Io faccio parte del comitato vile di Scampia e se oggi stiamo vedendo l'abbattimento di questo mostro, perché questo è un mostro, è un carcere speciale, è sempre pure grazie a noi, che ci abbiamo sempre creduto e abbiamo sempre combattuto. Tanta emozione e felicità da parte degli abitanti di Scampia e dei rappresentanti del Comitato Vele che hanno assistito all'inizio dei lavori e che ora chiedono dignità e riqualificazione dell'area. Nessuno andrà in mezzo alla strada, assicurato il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Tutti gli abitanti sono stati già ricollocati e continueranno a essere sistemati in nuovi alloggi, come quelli già realizzati nelle zone adiacenti. Scampia batte Gomorra 3-0. Scampia è un modello per l'Italia sicuro, ma credo anche per l'Europa, di democrazia partecipativa, di stare insieme amministrazione e cittadini, di non mollare mai, di non trasformare la rabbia e l'indignazione in cattiveria ma in partecipazione, una pagina di giustizia, di onestà e di lotta e anche un bel calcio a tutto quel pregiudizio, di quella narrazione Scampia è uguale Camorra, Vele è uguale Gomorra. La Camorra c'è, ma quell'equazione ha fatto molto male a questa gente. Perché non solo ha vissuto in condizioni disumane, ha avuto pure per troppi anni un marchio indelebile addosso, come se fossero tutti brutti, sporchi e cattivi e camorristi. Questo è davvero un pregiudizio a cui oggi abbiamo dato un bel calcio nel sedere. Le vele di Scampia furono realizzate negli anni 80 su progetto dell'architetto Franz Di Salvo in due lotti, L con tre vele e M con quattro. Il lotto L fu abbattuto negli anni 90, delle quattro vele del lotto M invece resterà in piedi solo la vela B, quella celeste, che verrà riqualificata. Al lavoro, grazie al progetto Cantiere 167, anche alcuni disoccupati di Scampia, come Vincenzo e Francesco. Io spero che comunque e credo che la rinascita di Napoli parte da Scampia.